Siamo un po' emozionati, vabbè, io l'ho già fatta, quindi insomma appena una cosa da fare, niente. Pensavo che ci fosse meno gente, invece sì, la risposta è Quanti anni ha il figlio? 13. È lunga la lista attaccata alla porta dell'hub vaccinale dell'Arezzo Fiere Congressi. Sono i minorenni, portati ovviamente dai loro genitori, che oggi ricevono il vaccino anti-Covid per l'Open Day dedicato appunto alla fascia 12-18. Per avere più libertà, così almeno alla sua vaccinazione avrà il suo Green Pass e potrà fare qualcosa di più forse. Scelta con serenità, con qualche paura, con qualche dubbio? Qualche paura c'è sempre, però la facciamo abbastanza sereni. Ma io personalmente con qualche remora, però lei lo vuole fare anche per l'attività sportiva e poi per la scuola. Sono in tutto 384 i minori che hanno ricevuto la prima dose negli hub vaccinali dell'Aretino, 140 soltanto al Centro Affari e Convegni di Arezzo. La possibilità di vaccinarsi senza prenotazione per la fascia di età tra i 12 e i 18 anni andrà avanti fino a domenica 22 agosto. La seconda dose sarà anticipata, ormai è garantito, a 21 giorni per avere una copertura efficace alla riapertura delle scuole. Quante domande gli stanno facendo? Oh, tantissime, tantissime, tantissime domande. Cerco di spiegare l'eventuale sintomatologia in modo più specifico. Allora, se ti venisse una sindrome parainfluenzale, perché questo non è altro che un vaccino antinfluenzale, mal di testa, nausea, spossatezza, dolore alle ossa, astenia, febbricola, diarrea, palpitazioni o anche un picco elevato di febbre, tachipirina da 500, ok? Che può ripetere anche dopo 8 ore. Insomma, l'invito è a vaccinarsi. Sempre, l'invito è a vaccinare, sempre, sempre.